C'è questo segreto fra di noi. Smettila! Se c'è questo segreto, noi non siamo. Per favore! Non siamo più in intimità, non potremo mai. Ma nessuno sa tutto di te. Sì, ma un segreto grande come questo. Non è poi così. E allora dimmelo. Ma la vuoi smettere? È grande perché non me lo dici? No, non te lo dico. È qualcosa che hai. Non cominciare con le supposizioni. O qualcosa che vuoi. Per favore. O che hai visto, o sentito, o sai, o. Per favore. Perché se hai qualcosa che hai fatto, è un delitto, un peccato, o anche solo una cosa imbarazzante, perché quando. No, non voglio che tu lo sappia. Va bene. Va bene, te lo dico! No, ma non devi per forza. No, te lo dico. Sì, dimmelo perché io non. Non è questo. Dimmelo perché io sarò sempre. Adesso te lo dico! No. Sì. No. Ti avevo avvertito. Oh, no, ma. Sì. Una cosa. Sì. Come hai potuto? L'ho fatto! E adesso? Perdono! Di mercoledì e tu sei nata solo di venerdì. Ma la cretinata! Il suo colore preferito è l'azzurro. Il suo cibo preferito è il chili con carne. I suoi animali preferiti sono i serpenti. Le sue vacanze preferite sono state le Bermude. Qual è il suo odore preferito? Le rose. Te lo stai inventando? Beh, lo sto chiedendo a te. Tu non lo sai. Lo sto chiedendo a te. Tu non lo sai. Avanti, dimmelo. Dimmelo tu. Io non lo so, dimmelo tu. Vabbè, io non lo so, perciò dobbiamo scoprire. Vuoi dire che nessuno di noi due lo sa? Non importa, lo scoprirei. Ma tu non posso credere che nessuno di noi due... È qui dentro, da qualche parte. Io so che lo sapevo. Aspetta. È il pollo. Aspetta, ma non riesci a trovarlo. Non ci riesco. Non stai cercando nel modo giusto. Non riesco a trovarlo. Dai, fa mia. Non è lì. Aspetta. Non lo trovi. Aspetta. Vedi che non ci riesci. Che facciamo? Dobbiamo saperlo. Io non ci potrò dormire. Che facciamo? Yeah.
cosa? Ma tu sei amica mia, più di lei. Ma che cosa? Tu che pensi? È meglio sapere le cose oppure non saperle? È meglio semplicemente lasciare le cose come credi che stiano, come stanno veramente, perché se qualcuno ti dice qualcosa, questo potrebbe cambiare tutto. E tu la vuoi, una cosa del genere? Pensi che sia interferire o è qualcosa che un'amica dovrebbe fare? Adesso me lo dovrei dire, lo sai, vero? Sì, ma c'è chi direbbe che non dovrei dire niente, perché potresti non volere sentire niente nei confronti della tua migliore amica. Io però continuo a vedere insieme. Ieri sera stavo bevendo una cosa con lei dopo il lavoro e lui si è come materializzato e dopo un po' se ne sono andati via insieme. Non si sono nemmeno presi la briga di inventarsi una balla, insomma. Un dubbio me ne punto. Probabilmente mi sto inventando delle cose, non dovrei metterti idee strane in testa perché magari è tutto perfettamente normale. Mi dispiace, forse avrei dovuto stare zitta con tesoro, ma adesso che l'ho detto... Hanno una relazione. Ah sì, lo sai? Lo sapevi? Lo so da un bel po'. E da quanto? Da 3 anni. E ti sta bene? Sì, va tutto bene. Grazie però. Devi dire che ti dispiace. Non mi dispiace. Ma lo sai che gli hai fatto male. Devi dire che ti dispiace. Non mi sento dispiaciuto. Lo devi dire! Me l'hanno detto. Chi? Chi te l'ha detto? Sai il semaforo all'angolo? Sì? Ricevo dei segnali. Il semaforo sulla sinistra salendo da qui. Ok, e che cosa dicono? Non te lo ridico. Perché no? Perché riguarda te, come sei fatta. E sai benissimo che non te lo dico. Ti dicono di fare del male alla gente? Non alla gente, a te. Lo sai che quando prendi le medicine questo non succede? È per questo che ho smesso, perché mi rendeva difficile ottenere informazioni. Eppure lo sai che sei malata. Me l'hanno detto. Vivo, ma non scelta, vivo. Il mondo vivo e razionale fa come vuole, non dà nessuna spiegazione. Ho fatto questo sogno stanotte, ero in un giardino e c'erano le more, grandi cespugli di rovi. Io le stavo raccogliendo e una farfalla mi è andata davanti e ho visto distintamente questa farfalla arancione e nera su una rosa gialla. Poi tutta la situazione è una danza perché era vedere un balletto e ho cercato tutte queste cose in un sito internet sui sogni. More, farfalla, balletto e tutte dalla prima all'ultima significano infedeltà. Così ora so che lui mi tradisce. Quindi credi di non essere più tenuta a essere tutte bene? No, perché dovrei. Perciò questo ci farebbe ridere. Non lo credi anche tu? Ma perché non si tratti di lui? E di chi allora? Di te. Questo significherebbe che sicuramente lo faremo? Perciò, come la metti? Come la metti?
È sempre la stessa lumaca? Sì, la sto guardando da un po'. E? La sto solo guardando. Modo da prendere informazioni da due serie di geni. Così contiene una prole che non è dimenticata, altrimenti si ottiene sempre la stessa cosa, come l'idra o la stella marina. Quindi, fondamentalmente, il sesso è informazione. Non è che pensi questo mentre lo stiamo facendo, vero? Ma non fa mica male saperlo. Informazione e anche amore. Se sei fortunato. Davanti alla porta della sua casa sulla montagna. Quello che dice letteralmente è porta, ragazza, montagna. Quindi forse una ragazza della montagna sta aspettando davanti alla mia porta. Una ragazza scala una montagna e si trova davanti a una porta. Per prendere la ragazza bisogna passare attraverso una porta in una montagna. La montagna è una porta che solo una ragazza può aprire. La ragazza è alta come una montagna. Passo attraverso. Qual è il prossimo verso? And it makes me feel quite small. They all